È nel valore di un intero gruppo la forza che domenica dopo domenica ha trainato il Bassano 1903 fino alla vetta, permettendogli di vestire la maglia di capolista solitaria da settimane, a 7 lunghezze di vantaggio dalla seconda, quella azzurra Sandrigo, che rappresenta oggi la diretta concorrente dei giallorossi per la conquista del campionato. L'ennesima dimostrazione è arrivata domenica sul campo dell'Uniondese. La settimana che Xamin, Battistella e Garbuio marcano visita, ci pensano gli altri a timbrare la rete. Oltre a Savio, già capace di raggiungere quota 6 marcature, sul tabellino sono finiti i nomi di Alessio Scanagatta e Filippo Torresan al loro primo gol con la maglia FC Bassano 1903. Sembrava quasi che ormai arrivassero le lacrime dopo quel primo gol. Quanto contento sei? Molto, però l'importante è la squadra. Era importante vincere oggi in campo difficile. Altri 3 punti fondamentali del nostro campionato. Continuiamo così. Continuare su questa strada, la parola d'ordine dei giallorossi, che finalmente sembrano aver trovato maggiore regolarità anche in trasferta. Sì, il mercante del nostro campo è molto più facile, è campo grande. In trasferta facciamo un po' fatica, ma ora abbiamo iniziato a ingranare, abbiamo iniziato a partire bene subito dai primi minuti e questo è l'importante, speriamo di continuare così. Cosa è cambiato secondo te nelle ultime settimane? Sembrate decisamente più sicuri, insomma sbagliate meno? Sì, stiamo diventando sempre più squadra, ogni volta che passa il tempo sempre più squadra, noi ci aiutiamo, siamo compagni, stiamo una mano e continuiamo così sempre a fare bene.